Intanto ringrazio tutti voi, e ringrazio gli organizzatori, ringrazio Stefano e Enzo con cui comunque, non comunque perché sono amici e collaboro su tante cose, ma visto la veste che ho oggi di essere contro di loro, insomma mi fa sorridere. Partirei da quello che dici tu, perché Stefano ha spiegato perché l'evoluzionismo, che io identifico come darwinismo, perché per me il darwinismo è certamente una spiegazione specifica di quello che è un tentativo nella storia dell'uomo di spiegare perché esistiamo. L'evoluzione della specie in tutte le sue forme non ha prove, da nessun punto di vista, perché, come dice Enzo, è vero che noi troviamo delle specie che compaiono e altre che scompaiono, ma compaiono e scompaiono sempre formate, e tutte le specie che oggi nel mondo noi possiamo confrontare con quelle che si ritiene fossero esistenti milioni di anni fa, sono identiche. Il celocanto è, per esempio, un esempio specifico che ultimamente è stato riportato, è stato pescato un pesce e conferma che non era estinto e al contrario identico a come era in passato e come noi lo individuavamo. Inoltre poi c'è un altro particolare problema su quanto riguarda quando si trovano i fossili, e che le parti molli, noi come possiamo immaginare come fossero le parti molli milioni di anni fa? Cioè, le varie ricostruzioni che voi vedete nei musei di scienze naturali sono solamente interpretazioni di scienziati evoluzionisti che per sostenere la loro tesi ipotizzano che quel tipo di fossile e quel ritrovamento di ossa avesse poi quella forma che serve a loro a testimoniare la loro teoria evoluzionista e quindi antidarwinista. Beh, è per te, Caruenza, no? Evoluzione e darwinismo. Per me sono la stessa cosa. Non vi è nessuna prova che possa testimoniare che ci sia un'evoluzione della specie, perché non vuol dire che se noi abbiamo diverse specie nella storia umana o della vita, questo rappresenta che ci fossero delle specie meno evolute in passato. Questo è il problema. Nell'ipotesi darwinista o evoluzionista dovrebbe esserci che cosa? Che all'origine vi fosse un qualcosa di meno evoluto, meno complesso, con meno informazione genetica, e oggi invece, grazie all'evoluzione e al darwinismo, questa specie sia diventata, o altre specie però derivate da quelle specie, siano più evolute. Bene, questa non esiste come prova. Non esistendo questo tipo di prova, allora è evidente che stiamo parlando di aria fritta. Tanto che proprio su queste basi, nel 2003, quando iniziai per questioni politiche e non scientifiche questo tipo di argomentazioni, cercando di confutare la teoria di Darwin, il discorso di principio era che la teoria di Darwin e l'evoluzione della specie sono un modello imposto e sviluppatosi nell'Ottocento per chiudere un cerchio di un pensiero politico, ideologico e filosofico sviluppato con la scuola di Auguste Comte in Francia e la sociologia di Spencer in Inghilterra. E cosa serviva? Serviva a legittimare quel modello che era il colonialismo, che voleva che cosa? Che se l'uomo bianco era più evoluto, avesse tutti i diritti e tutte le motivazioni possibili di andare nei paesi sottosviluppati come l'Africa o l'Indonesia, l'Australia, dove c'erano gli aborigeni, e imporre il loro modello, usare queste popolazioni come animali. E non sto scherzando, perché già nel 1900, se non ricordo male, 1913, ci fu il caso di Benga, che fu questo omino. Chiamo Mino perché era basso, ma per entrare nella logica darwinista, e quindi, essendo un omino trovato in Africa, se non sbaglio, no, in Australia, in Pigmeo, venne trovato e identificato come il passaggio era in evoluzione, no? C'era questo, non era né uomo né scimmia, era una fase strana, venne preso, portato a New York e messo in uno zoo. Cosa successe?
cosa incredibile perché non credo che succeda ad animali. E a un certo punto, essendo deriso, vedendo tutti questi uomini bianchi che andavano a tirargli le noccioline, a giocare con lui, umiliato, la sua dignità lo portò al suicidio. Noi sappiamo che in natura invece c'è, l'animale si comporta in modo diverso, preserva la sua vita, non esiste un animale che si suicida. E quindi questo fece capire che quell'omino era un uomo. Era un uomo e geneticamente era di un certo tipo. Allora, quindi cos'è che va compreso? Va compreso che la teoria di Darwin si basa su ipotesi che servono e viene spacciata come scienza per i motivi che non sono scientifici ma sono ideologici. Chi crede in Darwin o nell'evoluzione, dal mio punto di vista, fa un atto di fede, tanto che io proposi nel 2003 che la teoria di Darwin venisse spiegata nell'ora di religione come una religione atea. E sono convinto che sia una religione atea e serve quindi a mantenere un sistema nato nell'Ottocento che, come diceva precedentemente Lorenzo, ha sviluppato un modello che è capitalista, che dà una visione per cui noi possiamo intendere la vita sempre in progressione e quindi faccio l'esempio per capire perché questo modello è quello che sostiene le basi ideologiche in cui viviamo oggi. La teoria gender, molti di voi l'avranno sentita, perché la teoria gender può essere sostenibile a livello scientifico, a livello sociale? Perché in un'ottica che noi siamo in continua evoluzione, in un'ottica che la società è in continua evoluzione, va da sé che quindi tutto quello che è fermo e fisso è in antitesi con ciò che invece si sviluppa. Visto che, da ultimo, c'è un libro di Telmo Pivani che ci spiega che l'uomo a breve non esisterà più. Maschio. Iniziate, l'uomo maschio, sì, scusa, che io l'uomo maschio non esisterà più, non esisterà più. Quindi capite che questa ipotesi tra teoria gender, l'uomo che non esiste più, non esiste la famiglia, non esiste nulla, che cos'è se non la progressiva logica di questa visione che tutto si sviluppa in qualcosa, no? Che ovviamente nell'ottica dell'evoluzionista è qualcosa di migliore, cioè più perfetto, perché noi non possiamo pensare che l'evoluzione porti a qualcosa di meno perfetto, ovviamente, non sta nella logica, nell'interpretazione logica. E quindi noi vediamo che infatti chiunque contesti il modello dal neodarwinismo, dall'evoluzione, a tutte queste nuove situazioni sociali che si stanno verificando, vengono attaccati, vengono relegati come pazzi, come persone che devono essere estromesse dalla società. E quindi è per questo che il darwinismo va combattuto, perché nel momento in cui cade questo modello, ovviamente cade tutta l'ipotesi su cui è basata la società in cui viviamo. Io vi invito, e lo faccio sempre, in ogni intervento pubblico o anche in radio, come sa Enzo e anche Stefano, a verificare tutto quello che dico e soprattutto a fare dei confronti, perché molte volte mi è stato scritto sul sito del Comitato Antievoluzionista: beh, ho verificato, guardato su Wikipedia, non è vero, è pieno di ci sono elenchi di anelli di congiunzione, no? Che sarebbero questi animali che sarebbero tra una specie e un'altra e rappresenterebbero i passaggi tanto amati dagli evoluzionisti. Nella realtà, purtroppo, Wikipedia è un altro strumento che contribuisce a raccontare menzogne e quindi è evidente che non vi sto invitando a controllare su Wikipedia, ma invito a controllare sui dei testi specializzati dove voi potrete verificare che non esistono anelli di congiunzioni, che non esiste l'origine della vita spiegata come ci viene presentata sui manuali che Enzo Prennetta presenta a tutti gli studenti, non perché vuole, ma perché fa il professore e quindi è stato anche rimproverato perché non lo spiega sufficientemente bene da Telmo Pivani, nel senso che gli ha detto che lui non è un bravo professore perché non spiega che la vita nasce dal brodo primordiale. Enzo, queste cose non si fanno, okay, non si fanno. Perché se vuoi essere un professore legittimato da Telmo Pivani, devi spiegare specificatamente come noi siamo nati da un brodo. Quindi io vi invito a verificare tutte queste cose e un'altra cosa vi invito, che
il passo fondamentale per vincere questa battaglia, prima con noi stessi e poi di poterla promuovere al di fuori della nostra principale visione, cioè noi stessi. Uscire dagli schemi che il sistema in cui viviamo ci impone. Noi non siamo in grado molto spesso di comprendere nemmeno che quanto noi diciamo e quanto noi sviluppiamo come pensiero viene imposto da meccanismi del sistema in cui noi viviamo, e noi quindi questo problema non lo riusciamo a concepire. E se non lo concepiamo, è il problema per cui saremo sempre sconfitti e per cui, molto probabilmente, anche capendo perché il darwinismo e l'evoluzione della specie non sono scienza, non sono valide, non riusciremo magari a fare tutti quei collegamenti per capire perché poi nella vita sociale è importante quella teoria, perché continui a sussistere e a sopravvivere. E quindi vi invito a cercare di comprendere, di uscire dagli schemi, di capire dove il sistema penetra sempre nel vostro modello di ragionamento e quindi di come il sistema in cui viviamo, e faccio riferimento quindi al sistema culturale, spiega e aumenta sempre una nostra sottomissione alla cultura dominante. Per finire voglio ricordare, perché in Italia purtroppo vivendo in un sistema culturale chiuso e mantenuto da uomini, da persone che non so se consapevolmente o perché prendono tanti soldi per mantenere il loro ruolo, non hanno raccontato nulla dell'esperienza di un personaggio, un professore di filosofia, di scienza della filosofia, quindi un Telmo Pievani in Italia, ma stiamo parlando di un personaggio a livello mondiale che era il riferimento di tutti gli atei al mondo, di tutti. Si chiamava Anthony Fleur. Lui dal 1947 al 2000, inizio anni 2000, ha usato la sua vita e i suoi studi per dimostrare che l'ateismo era una sistema filosofico su cui si doveva sviluppare la vita dell'uomo. È stato professore ad Harvard, a Cambridge, uno dei migliori professori di filosofia. Tutti quegli atei che voi conoscete, da Dawkins, Dallet, sono tutti suoi figliocci. Cosa successe? Che a inizio anni 2000 a New York, durante un convegno, un contraddittorio con un pastore, lui, quando gli hanno passato la parola, si alza in piedi e intervenne dicendo: per 50 anni vi ho detto cose sbagliate. Io oggi ho compreso che la scienza, perché la scienza vera, quella empirica, l'esistenza di Dio. Il teismo è l'unica strada per l'uomo, perché la verità è in assoluto. Non immaginate cosa è successo il giorno dopo dai vari Dawkins, non posso dire le parole che gli vengono elogiate da questi eminenti professori. E lui non si scompose. Lui scrisse un libro che si chiama Dio esiste, tradotto anche in Italia, e in questo libro è diviso in due parti. La prima parte è rivolta a tutti i filosofi atei e a tutti i moderni scienziati come Dawkins, dove spiega a loro che si rifanno alla scuola di Vienna, della filosofia di Vienna inizio Novecento, quindi non solo una scuola passata ma anche sbagliata. Nella seconda parte del libro passa alla parte scientifica e spiega perché lui, come filosofo della scienza, guardando i dati empirici, arriva alla testimonianza che un Dio esiste. Allora, io, e questa è la mia posizione, sono credente, ma il credere è un atto di fede, e quindi non è scienza. E quindi, se è un atto di fede e non è scienza, se noi parliamo di scienza, spostiamo Dio. L'evoluzione, però, è una scienza ancora più incredibile dell'esistenza di Dio. Quindi, dal mio punto di vista, l'evoluzione della specie, come il darwinismo, come tutte quelle interpretazioni della scienza che vogliono spiegare l'esistenza dell'uomo, ad oggi sono un atto di fede.